Dovrebbe finalmente vedersi e sentirsi soprattutto. Scusate, ho avuto un problema e si è staccato tutto. Adesso riprendiamo. Fatemi solo verificare che si veda e che possa metterlo in condivisione, ovviamente anche sul mio profilo personale e sulle altre paginette belle. Allora facciamo innanzitutto sharing. Foto anche voi se vi fa piacere, perché facendo lo sharing di questo video non fate solo un favore a me, ma fate un favore soprattutto a tutti quelli che possono essere interessati appunto a fare un business, a spostarsi un'attività un attimino all'estero, eccetera, eccetera. Allora, si sente? Mi confermate che si sente? Allora, dovrebbe sentirsi perché il microfono funziona. Allora, aspettiamo 2 minuti che entra un po' di gente. E iniziamo. Ragazzi, innanzitutto mi metto in un posto dove mi potete vedere. Ok, qua dovremmo esserci. Allora, come vedete, finalmente ce l'abbiamo fatta. Siamo nel nuovo ufficio, insomma, nella nuova casa. Qua a Singapore, come sapete, nell'ultimo periodo, mese di dicembre, ci siamo trasferiti. Abbiamo trasferito sia la dimora, insomma, la residenza, sempre da Singapore a Singapore, sia ci siamo spostati anche a livello di ufficio, perché abbiamo aperto comunque una società che si chiama Export to Singapore, scritto con il 2, e questo abbiamo fatto nel mese di dicembre. Adesso nel mese di gennaio abbiamo tutte le varie licenze, i vari permessi, eccetera, eccetera, cose burocratiche che a voi interessano pochino. Ma tralasciando un po' quello che comunque è la mia vita, intanto il microfono dovrebbe sentirsi se si stacca tutto. Allora, fatemi mettere questo così almeno lo vedo. Insomma, a parte la mia vita, vi faccio sicuramente gli auguri per un nuovo anno, un anno 2021 che andrà a bomba, come comunque voglio credere, come comunque voglio sperare, che le cose sicuramente andranno meglio di come sono andate nel 2020. Questo soprattutto per tutte le persone che hanno perso il lavoro, che sono in difficoltà, che hanno perso comunque familiari, amici, eccetera. Io stesso comunque ho perso il mio ultimo nonno, e quindi insomma, tutte queste persone che hanno patito un po' le conseguenze sia economiche sia insomma, di salute di nostri cari, eccetera, che sono mancati nel 2020, auguro sicuramente migliori auguri e una buona fortuna per il prossimo anno, cioè quest'anno. E la fortuna a livello economico invece non è insomma una cosa che cade dal cielo, come dico sempre. Il 2020 a livello è stato drammatico a livello economico per molte persone, per molte aziende. Dal punto di vista invece online, dal punto di vista digitale, dall'altra parte insomma della baracca, c'è qualcuno che ha un po' approfittato, diciamo, chiamiamolo così, del momento, della crisi, di quello che stava succedendo, e ha fatto un po' di soldini. Questo è stato in parte anche, non lo metto in dubbio, quello che è successo a me, quello che è successo a noi, e quello che in parte è stato anche quello che è successo a chi comunque mi ha seguito in questo periodo qua. Chi mi segue da un po' sa che è quello che comunque ho portato in Italia, quello che ho iniziato a fare è nato prima dell'arrivo del Covid, quindi si parlava della fine del 2019. Quindi siamo adesso a oltre un anno di tempo che ho iniziato a metterci la faccia, ho iniziato a buttarmi praticamente online, e intanto mi distrago un attimino perché, ok, ciao, si sente, perfetto, perché insomma, quello che è stato la crisi del 2020 era un po' un preludio di quello che sarebbe poi arrivato, come dire, nell'arco di 4-5 anni. Insomma, il buttarsi online, digitalizzarsi, globalizzarsi, soprattutto
ingrandirsi sempre a livello di e-commerce, è un po' l'andamento che sarebbe dovuto arrivare prima o poi, avevo calcolato, nei prossimi 5 anni. Quello che è successo nel 2020 è stato una cosa che ha sicuramente velocizzato tutte queste connessioni, tutti questi scambi di vendere online, di trovare persone, contatti, clienti online. Quindi, come vi lascio immaginare, tutte le persone, le aziende, gli imprenditori che hanno avuto la capacità, quindi non si parla più di fortuna, si parla proprio di capacità, di competenza, hanno capito come funzionava un po' il mercato, si sono sicuramente formate, hanno seguito magari chi, ahimè, dall'altra parte del mondo, io come altri, diciamo da un po' di tempo, cioè di buttarsi online. È sicuramente stata, come dire, la manna di salvezza in questo periodo qua. Non solo per quanto riguarda il digitalizzarsi, tutto quello che poi è il trading online, tutto quello che è stato un po' il discorso di far soldi, insomma, di avere più rendite, come vi dico sempre, non fermatevi a una sola cosa, quindi Amazon, mettiamo pure all'interno, vendere prodotti digitali, come possono essere magari ebook, eccetera. Tutte queste piccole cose unite insieme hanno fatto sì che praticamente almeno nel mio caso, si arrivasse ad avere poi più entrate suddivise. Quindi anche se uno dei miei principali business, come molti sapete, è quello di vendere crociere in barcavela, questo è stato sicuramente il settore turistico quello tra i più colpiti, e quindi togliendomi questa principale entrata, sono rimasto anch'io, come molti di voi, spiazzato. Però la cosa che mi ha appunto salvato è la cosa che è andata sicuramente bene, il fatto di avere queste attività parallele che mi hanno portato comunque appunto a realizzare quello che sto realizzando tuttora. Quindi le persone, dicevo, che hanno sviluppato le proprie competenze, le proprie passioni, il proprio lavoro, appunto, si sono buttate nel fare e-commerce, sicuramente sono quelle che hanno visto un incremento del proprio business. Questo vi lascio immaginare con il Covid, con il non Covid, insomma, sarebbe più o meno arrivato a un certo punto, come dire, la fine sarebbe più o meno arrivata per tutte le attività, le piccole attività, i piccoli negozietti, eccetera. Io non sono contrario, come molti magari possono pensare, alla bottega, al centro storico e a tutti questi qua che vendono praticamente come si faceva fino a qualche anno fa. Io ho ormai 38 anni, quindi so benissimo la vita come era negli anni 90, e da una parte anch'io sono nostalgico di quel tipo di lifestyle, insomma, di scambiare i prodotti, di utilizzare le banconote, il cartaceo, eccetera. Però ragazzi, oggigiorno viviamo in una completa era e, tra virgolette, l'anno del Bitcoin, l'anno del cashback, insomma, tutto quello che è digitale, anche la currency, quindi anche la moneta, il pezzo di carta, insomma, sta perdendo sempre più valore. Quindi è importante capire questo. Le transizioni si vanno a fare sempre più ormai tramite carta di credito. Ormai la carta di credito qua a Singapore addirittura non si usa più, la banca non la dà più. Insomma, se si usano tutti i WePay con il telefonino, si appoggia il telefonino nelle varie cose e si paga così, non ci sono truffe, non ci sono fregature, eccetera. So che in Italia ancora è molto molto indietro su questo, dovuto a un mindset sicuramente sbagliato, a discorso post-guerra, i nonni che ci dicevano, si lavorava per arrivare a fine giornata, per comprarsi il pane. Adesso comunque, ragazzi, siamo passati tutti da quel periodo lì, insomma, dalla famiglia, da chi comunque più o meno della mia età o anche più grande sa di quello che parlo. Però la nuova generazione, anche noi stessi, che comunque non siamo più la nuova generazione, dobbiamo anche cercarci di svegliarci e di capire che ormai il mondo non funziona più come poteva funzionare prima. Ormai non c'è più quel tipo di mentalità lì, quindi non bisogna più pensare di arrivare a fine giornata, perché comunque, come vedete, nel 2020 c'è stato proprio il cigno nero, in pratica, che ha tagliato in due quello che poi era il mondo vecchio da quello che poi sarà il mondo nuovo. Come sarà il mondo nuovo? Ovviamente io non sono un predicatore, un visionario che posso, diciamo, guardare le stelle e capire come funzionerà il futuro, però si può capire, non solo da me, da quello che poi comunque è il trend,
che si sta sviluppando, soprattutto guardando e facendo un po' di case study sulle grosse aziende, su come funzionano comunque i paesi un po' più avanzati, un po' più veloci, e da lì si capisce, si deduce come sarà meno più che altro la vita, l'andamento dei mercati, l'andamento economico, geopolitico, chiamiamolo così, di quelli che sono poi i principali concorrenti del mondo e di quello che comunque siamo poi noi come pedine. Quindi noi non possiamo calcolare, non possiamo andare a modificare questi principi, questi giochini geopolitici, sicuramente tra quello che comunque è poi il principale concorrente, che a mio parere è, non, su questo non c'è ombra di dubbio, non credo nessuno mi possa contraddire, è l'Asia, e poi quello che è stata l'America e quello che comunque sicuramente ormai ha vissuto l'Europa. Quindi quello che possiamo fare noi è guardare, capire soprattutto come funziona un po', come funzionerà, insomma, fare una previsione, insomma, adesso mi manca la parola in italiano, scusate, comunque fare una previsione di quello che sarà il futuro imminente e soprattutto economico, e trarre le conclusioni e soprattutto adeguarsi a poi quello che è il nuovo trend, i nuovi business. In questa live parliamo di quello che sarà poi l'andamento nei prossimi anni, e questa premessa qui è fondamentale, perché bisogna capire sin dall'inizio che l'Asia in generale, come continente, molti di questi paesi che venivano chiamati paesi emergenti, non parlo della Cina, del Giappone, del Singapore, che comunque sono paesi che sono estremamente ricchi ormai da diversi anni, ma parliamo di paesi come magari la Malesia, l'Indonesia, le Filippine, sono paesi che non sono magari nella bocca di molte persone, a parte a livello turistico, sono paesi che comunque ormai godono di una reputazione solamente più turistica, ormai anche loro sono morti a livello turistico dovuto alla pandemia, ma a livello economico, a livello soprattutto demografico e anche geopolitico, insomma, adesso andiamo a capire come mai, sono paesi che non sono più emergenti, sono paesi che sono esplosi. Così come in Italia, potete sicuramente darmi ragione su questo, l'Est Europa, paesi come la Bulgaria, la Romania, tutto quello che è l'Est Europa, insomma, completamente, sono paesi che non sono più, diciamo, non vengono visti più come paesi emergenti, ma vengono visti come paesi dove hanno una produzione, hanno un tenore di vita che è probabilmente anche più alto di quello che c'è in Italia. Quindi parliamo di paesi che comunque crescono in una velocità molto più veloce, molto più ampia rispetto a quello che poteva succedere qualche anno fa. Quello che posso dire io, da quello che ho capito un po' da questa situazione qua, adesso togliamo, diciamo, la parte di malattia, vediamo un po' quello che comunque è uscito fuori, cioè lato economico, lato geopolitico, si sono create delle scene molto molto interessanti. E dicevo, l'Asia come concorrente principale è, con la locomotiva, diciamo, la Cina, è il continente che sicuramente sta attraversando il momento più redditizio della storia umanitaria, diciamo così. Quindi in questo momento qua mondiale, dove abbiamo vissuto e stiamo vivendo questa pandemia qua, ad esempio mettendo una lente di ingrandimento qua a Singapore, possiamo vedere che comunque la situazione Covid è stata risolta ormai da diversi mesi. In Cina, ad esempio, non c'è più, comunque è un vecchio ricordo, hanno fatto il Capodanno, per quanto si possa festeggiare il Capodanno, ma insomma, l'occidentale non si festeggia in Asia, come sapete, però hanno festeggiato lo stesso con i fuochi d'artificio e tutto. La stessa Nuova Zelanda, ormai non si usano neanche più le mascherine. Quindi sono ormai situazioni che di pandemia noi non abbiamo vissuto veramente in parte rispetto a quello che è stato poi comunque il mondo europeo. Ovviamente certe situazioni mi hanno toccato me in primis, perché comunque sono collegato sia a livello di business sia a livello familiare con l'Italia ancora, però a livello proprio di stare qua a Singapore, posso garantirvi che dal punto di vista sia economico, dal punto di vista soprattutto sanitario, da come è stata risolta la pandemia, eccetera, siamo avanti anni luce. Poi, se si vuole parlare di complotti, non complotti, vaccini, eccetera, questi sono discorsi che a me non mi toccano e non posso neanche stare più di tanto a discutere, perché alla fine, quando si parla di queste cose qua, nessuno sa nulla, nessuno sa la verità di come stanno le cose. Quindi quello che ho capito, quello che poi è il mio parere, è che alla fine, qui ad esempio non se ne parla molto di vaccino,
Se poi verrà distribuito anche a Singapore in maniera obbligatoria o meno, questo non lo so. In ogni caso, noi qui abbiamo vissuto e stiamo vivendo una situazione dove non ci sono casi nella comunità ormai da diversi mesi, dicevamo, di Covid, quindi fare il vaccino qui non ha molto senso, però capisco benissimo che in altre situazioni, come magari l'Europa e l'America, stanno vivendo un periodo molto molto complicato a livello sanitario, dove ovviamente cioè al momento che si aprono le porte qua in Asia per il turismo, ovviamente i casi che possono arrivare di Covid possono esplodere. Quindi faremo quello che poi ci diranno insomma, i vari governi, e su quello non possiamo appunto più di tanto metterci parola oppure comunque protestare o tutto, perché ripeto, a me se mi dicono di fare il vaccino lo farò, se mi dicono di non farlo non lo farò, insomma, se vedremo. Indipendentemente dal vaccino o no, quello che poi ci interessa è come poter trarne profitto noi da tutto questo. Come potete immaginare, quest'anno sarà magari l'anno dove il Covid sarà un ricordo del 2020, però sarà un anno importante perché comunque vaccino no, i tempi, soprattutto da quello che ho capito in Europa, in Italia in primis, sono molto molto lunghi, quindi prima che si tornerà a un'attività, come dire, come quella di prima, ce ne passerà molto, molti anni, e sicuramente, come molti magari avranno già detto, vivere come si poteva vivere fino al 2019 sarà molto molto difficile, quindi se andremo incontro a dei cambiamenti che ormai hanno di gran lunga, diciamo, preso il sopravvento. Questi cambiamenti, soprattutto nella vita di tutti i giorni, sono, come dicevamo, innanzitutto la digitalizzazione di tutto quello che poi sono i servizi, in pratica la cosa che è tangibile, insomma, che si vede da tutti i giorni, qualunque cosa, andare in banca, andare alle poste, eccetera, bisogna comunque prenotarsi, tutto funziona con le varie app, con le varie cose digitali, eccetera. Poi le cose si possono comunque migliorare, si possono, man mano miglioreranno, eccetera. Il contante andrà comunque sempre meno a essere utilizzato, quello che ormai succede qui da un po' di anni è appunto che ormai gira tutto con i pagamenti tramite varie app, tramite i vari cellulari, ci sono i vari cashback, eccetera. Non sono cose comunque in cui il governo ci mette troppo le mani, a mio parere, sono situazioni private dove comunque ognuno alla fine ha sicuramente il suo tornaconto, il suo utile. Quello che posso dire io dal mio punto di vista, come consumatore, come utente in cui comunque vive in questo mondo e utilizza questi servizi qua, è che alla fine sicuramente vanno a velocizzarci di tutta una serie di cose, vanno comunque si va incontro all'utilizzo di portafogli virtuali sempre più massivi, all'utilizzo delle cryptocurrency, quindi Bitcoin, eccetera, si vanno a utilizzare per diversi, si utilizzano per diversi strumenti, eccetera. E soprattutto per quanto riguarda invece il business, la vendita andrà sempre più nel sottile, nel digitale. Quindi questo cosa significa? Significa che non saremo più ormai padroni di noi stessi, di quello che comunque noi proporremo, comunque dovremo per forza di cose appoggiarci sempre a dei colossi, a dei portali, insomma, delle piattaforme che ci aiuteranno a vendere in maniera come è sempre stato, come sarà sempre. Quello che poi che vi lascio immaginare è il periodo in cui abbiamo vissuto negli anni 90, con l'arrivo del 2000, l'arrivo dell'euro, l'arrivo dei centri commerciali. Chi magari la mia età si ricorda, quello che comunque potevano essere l'arrivo di questi colossi, di questi centri commerciali e tutto, che prendevano il posto ai piccole botteghe, ai piccoli mini market, ai piccoli negozietti. Quello che abbiamo imparato dal 2020, quello che comunque sarà il futuro imminente, è l'arrivo di questi grossi colossi online. Questo cosa significa? Significa che viviamo in un momento veramente transitorio tra virgolette, videoregistratore e il compact disc. Quello che stiamo vivendo adesso è appunto questo periodo qua. Come sapete, sono periodi che non c'è molta attesa nel mentre, si va subito a essere competitivi online, oppure non farne proprio parte, quindi a morire, a finire proprio nel dimenticatoio. E quindi questo, diciamo, questo passo tra o stai dentro o stai fuori diventerà veramente una cosa molto molto veloce. Quindi, ragazzi, ve lo dico per l'ennesima volta: o ci si dà una svegliata finalmente e si capisce comunque come fa parte di come entrare, diciamo,
a giocarci le nostre carte, oppure, ragazzi, non è che lo dico per spaventarvi tutto, bisogna comunque capire come funziona. Io non per vantarmi o tirare acqua sempre al mio mulino, però da quando sono qua ho capito e vi ho detto molte volte in anticipo di come sarebbero comunque successe le cose, di come sarebbero avvenuti determinati step, determinati procedimenti anche in Italia, in Europa, diciamo. Sicuramente ormai quello che passa dall'Asia e arriva poi in America, arriva poi in Europa. Dovete vedere innanzitutto quello che comunque è il mondo asiatico, ormai non più come una cosa lontana, dove comunque si mangiava riso e si lavorava come dei dannati dentro dei loculi. Ormai quello è veramente un ricordo vecchio stampo, comunista, dove insomma si dicevano un sacco di fesserie. In verità, ormai la nuova economia, i nuovi ricchi, ragazzi, sono persone comunque. Sono famiglie, sono donne, bambini per me, perché comunque oggigiorno si vedono dei 17 anni, di 18 anni, insomma, che comunque guidano delle macchine incredibili qua a Singapore, e qui a Singapore le macchine costano decisamente di più rispetto a qualunque altro paese del mondo. Quindi, per dirvi questo, la ricchezza ormai è decisamente spostata verso l'Oriente. Quindi come fa parte, insomma, di come prendere profitto da questo? Bene, quello che possiamo fare noi, soprattutto noi da occidentali, tra virgolette, che magari viviamo ancora in Italia, è quello di offrire dei prodotti che comunque vengono comprati, vengono insomma, acquistati in massa qua in Asia. Questo perché? Perché noi non dobbiamo dimenticarci di una cosa. Se magari non riusciamo ad avere un tenore di vita come quello che può esserci qua, e anch'io, soprattutto da italiano qui a Singapore, mi stupisco tutti i giorni di quello che comunque è veramente la quantità di ricchezza, la quantità di opportunità, di servizi che ci sono qua, efficienti, di quello che comunque è il tenore di vita qua a Singapore. Ma quello che posso dirvi a livello italiano è che tutto quello che è il mondo orientale in questo momento qua ha un'estrema necessità di prodotti che comunque non sono più cinesserie. Quindi tutti quelli che continuano a ostinarsi a vendere prodotti cinesi, prodotti a basso costo, prodotti che comunque vengono fatti in massa, eccetera, fa solamente in modo che il mercato cinese, il mercato produttivo cinese continui e continuerà ovviamente a aumentare e a prendere comunque sempre più spazio. Quindi ci saranno sempre più ormai cinesi che comprano, asiatici che compreranno comunque le varie aziende italiane, eccetera, eccetera. Quindi su questo, ragazzi, noi non possiamo farci nulla. La cosa che però mi duole è quello di farvi capire che in Italia abbiamo questa grande e unica cosa che è il Made in Italy. Il Made in Italy è conosciuto in tutto il mondo per essere sicuramente un prodotto di qualità eccelsa, di un design, quindi un disegno, come è fatto, insomma, qualità sicuramente eccelsa. Quindi quello che possiamo fare è, visto che abbiamo il nome, abbiamo la garanzia, insomma, abbiamo il marchio di fabbrica, eccetera, di farci una rendita, di guadagnarci, perché, ragazzi, ormai è la giungla. E la giungla era fuori, quindi, cioè, ormai, se non avete capito, vi stanno comprando ogni cosa in Italia, vi stanno portando dei servizi che voi volete o meno, e quello sarà. Cioè, al momento che vi dicono da adesso in poi dovete pagare con la moneta digitale, dovete comunque fare questo, dovete prendere quello, dovete utilizzare l'app, l'Amazon vi dice adesso abbiamo questo e questo e quell'altro, non c'è politico di turno, non c'è situazione, non c'è argomentazione, né protesta, manifestazione, tutte quelle menate varie, non servono a niente, ragazzi. L'unica cosa che si può fare è capire come funziona il meccanismo, capire come funziona il mondo, la globalizzazione. Ormai, purtroppo, quando si parla di globalizzazione si pensa che ormai ogni paese abbia le sue parti, ormai purtroppo non è così. Con Covid comunque abbiamo capito un po' com'è l'andazzo, e sicuramente chi fa la padrona, abbiamo detto l'Asia, è quello che detta legge. Quindi cosa possiamo fare? Ripeto, diamo valore a quei prodotti che sono rimasti italiani, senza svenderli, diamo risalto a questi prodotti qua, non fossilizziamoci a vendere i prodotti solo in Italia, nella nostra regione, nella nostra terra, perché non serve a niente, faremo solamente il mercato dei poveri. Mi viene da pensare che io, quando abitavo a Genova, ho
vissuto a Genova per un po', e vedevo comunque dal balcone tutta una serie di vie dove c'erano i marocchini che stendevano, ma anche a Parigi, ho vissuto anche a Parigi, c'era più o meno la stessa cosa, gli arabi comunque lo fanno. Hanno questo, insomma, si fa così da mo', mettevano questi tappeti dove si vendevano tutte cianfrusaglie, insomma, cose contraffatte, borse, tutta roba per carità di un valore bassissimo, insomma, ci siamo capiti, e a un prezzo molto più basso, e la vendevano o tra di loro, insomma, pure gli italiani che più di tanto non potevano spendere. Quindi questo è quello che magari in Italia poteva essere visto. Gli africani vengono in Italia a fare, insomma, a rovinarci un po' il paesaggio e tutto. No, ragazzi, adesso quello che succederà è che i cinesi arriveranno in Italia e gli italiani diventeranno un po' quelli che sono i marocchini di qualche anno fa. Quindi non pensate adesso che sto delirando, ma quello che comunque è insomma, il trend che si sta delineando è i paesi ricchi continuano a avere una ricchezza estremamente molto più alta, i paesi che arrancavano, insomma, che cercavano un pochettino insomma, di arrivare a fine giornata con i risparmi e tutto quanto, sono paesi che si sono fortemente indebitati in questa situazione qua, e sono paesi in cui comunque la situazione andrà sempre peggio. Quindi da parte nostra possiamo veramente solamente fare una cosa, capire come funziona il mercato, entrare a far parte di questo puzzle e soprattutto approfittarci di quello che poi comunque ovviamente ci danno questi strumenti. Questi strumenti fondamentalmente cosa sono? Parliamo di Amazon, parliamo di vari colossi del web, eccetera, Alibaba, tutti questi portali che comunque sono nati, queste piattaforme che sono arrivate ormai da pochissimo tempo qua in Asia, in Australia adesso stanno arrivando e arriveranno comunque anche a mangiarvi il principale business, anche in Europa. Adesso in Europa c'è il grosso concorrente che è Amazon, comunque pian pianino troveranno anche modo di arrivare lì. In ogni caso, quello che possiamo fare noi è iniziare innanzitutto a spostare le nostre attività online. Non si può più fare un'attività in e-commerce fine a se stessa, bisogna comunque ormai appoggiarsi a questi colossi, quindi a vendere attraverso queste piattaforme qua. Si fa praticamente solamente, si hanno solamente una serie di vantaggi. E vi lascio capire, utilizzare questi portali qua, oltre ad essere vantaggioso, dà comunque, ripeto, per chi ancora non l'ha capito, all'utente finale, al compratore, il vantaggio principale di utilizzare dei portali quando compra è quello di avere innanzitutto, ormai c'è cashback dappertutto. Cashback significa, ragazzi, non quelle menate che vi propinano in Italia. Cioè, cashback significa, io pago, compro qualunque cosa online. La pago ovviamente con il portafoglio virtuale, con i coin, con tutto, ormai le monete digitali che sono nate e sono esplose negli ultimi mesi, praticamente mi tornano un 10, 15, 20% di quello che io spendo. Cioè, se io spendo ipoteticamente, insomma, 50 coin, facciamo finta, 50 euro per comprare una cosa, e 10, 15, 20% comunque di questi mi ritornano dentro questo portafoglio virtuale che è all'interno del portale, e io poi successivamente posso rispenderli per comprare quello che voglio dopo. Quindi questa cosa velocizza il tutto, ragazzi, capite voi stesso, ormai il futuro è questo. Quindi si velocizzano le transazioni, si velocizza l'utilizzo della compravendita, e ovviamente la piattaforma ci guadagna una piccola percentuale. Voi utilizzate la piattaforma perché avete il cashback, quindi quando comprate una cosa a 50 euro la pagate in verità meno del 15%, e il venditore cosa fa? Anziché venderla col proprio e-commerce, oppure venderla di persona, dove comunque ormai, ragazzi, abbiamo vissuto, viviamo in un periodo dove praticamente non si esce così più di casa, si compra praticamente tutto online. Però capite benissimo che il gioco funziona così, nel senso che ormai tutti quanti vogliono entrare a far parte di, diciamo, del centro commerciale. Voi immaginate l'arrivo dei centri commerciali, dove i negozietti piccoli, i primi che comunque entravano nel centro commerciale erano quelli che comunque guadagnavano in primis. Quindi dovete capire come funziona questo meccanismo qua, prima di tutto, e seconda cosa, capire come insomma, farne parte. Come possiamo farne? Noi in Italia abbiamo questa cosa che magari tutto quello che arriva da fuori ci spaventa, tutto quello che arriva da fuori pensiamo che comunque non possa arrivare da noi, eccetera, eccetera. Ragazzi, ormai il mondo è talmente veloce che quello che vi sto dicendo io arriva in Italia anche nel giro di poco. Quello che possiamo fare noi è non sempre stare a guardare come magari come fanno gli altri, eccetera. Dobbiamo farne parte, dobbiamo entrare anche noi a dettare leggi in questo. Come lo possiamo fare noi piccoli? Lo possiamo fare
vendendo, ripeto, prodotti italiani sfruttando il Made in Italy, che è l'unica cosa che ci è rimasta, la cosa più principale che comunque ci dà risalto, ci dà questa impronta di essere italiani, di essere comunque, di avere prodotti validi all'estero, e lo facciamo vendendo questi prodotti all'estero, ragazzi. Perché all'estero? Perché ormai quando io parlo di magari olio d'oliva, di certi, tutti quei prodotti che comunque insomma, ho fatto, ragazzi, tutti i giorni, ormai dal mese di dicembre, tutti i giorni, una fino a massimo tre, perché poi non uscivo pazzo, Zoom al giorno. Quando parlo di Zoom, parlo di call, video call di un'ora, un'ora e mezza, con ogni tipo di cliente, ogni tipo di persona, dal rivenditore, dal produttore, da quello che vende l'olio d'oliva, quello che vende il miele, quello che vende i vitrali, c'è di tutto, ragazzi. Commerciali, rivenditori, produttori, dropshipper, e-commerce, gente che fa mercato, gente che comunque compra il vino in Toscana che puoi vendere in giro, c'è di tutto, ragazzi, non vi lascio immaginare. Ma su una cosa siamo d'accordo però, che vendendo questi prodotti qua in Oriente i soldi si fanno, e come? Ma non perché ve lo dice Francesco Balzano, perché vi lascio immaginare. Innanzitutto parliamo di un mercato altospendente, dove comunque paesi, l'ho detto, ex emergenti, ormai emergenti non lo sono più. Quello che comunque l'italiano qua a Singapore costa. Oggi abbiamo mangiato una lasagna congelata, ragazzi, che costava 15 euro. Quindi per dirvi, i prodotti italiani, i prodotti occidentali, europei, sono estremamente ricercati qua in Asia. Quindi entrare al mercato asiatico adesso, su queste piattaforme qua, su questi portali qua, ci crea solamente dei grossi, grossissimi benefici. Quindi questo bisogna capirlo. Io in tutte le Zoom che ho fatto ho cercato di spiegare le stesse cose. Tutti ovviamente hanno appoggiato l'idea di questo. Persone più o meno brillanti hanno capito e sono entrati, comunque fa parte, diciamo, del mercato che comunque avverrà, insomma, di mercato interno, dell'import, dell'export, e poi parliamo comunque di esportare prodotti italiani qua in Asia. Altre persone, ragazzi, rimarranno indietro, perché questo è un'opportunità. Io lo chiamo nuovo business, eccetera, chiamatela come volete, però è un'opportunità che è nata comunque, poi a parte tutto, è nata, anche questa è nata prima del Covid, il Covid in verità, però quella di avere la possibilità di importare prodotti europei, venderli comunque qui nei paesi Asian, senza dazi, senza caso, senza troppe problematiche, e farlo soprattutto a un costo praticamente irrisorio. Quindi si tratta ovviamente di strutturarsi, di comunque avere anche la mentalità imprenditoriale. Chi fa ancora business in maniera, come dire, per gioco, chi fa magari il tuttofare, chi comunque ha l'azienda ma vuole si crea la pubblicità, fa marketing, fa la produzione, seguo io per... Ragazzi, non ormai siete, ahimè, destinati pian pianino a essere mangiati dai vari colossi. Purtroppo, se non avete capito che da soli non potete comunque combinare mai più nulla, nel senso, ormai funziona tutto che c'è un reparto che si occupa di marketing, c'è un reparto che si occupa di vendita, c'è un reparto che si occupa comunque di acquisizione dei clienti, c'è un reparto che si occupa comunque della produzione, tutto. Dovete strutturarvi anche in Italia, dovete farlo, ragazzi. E non c'è se, non ci sono cazzi, insomma, non chiamatelo come volete. Non, cioè, bisogna capire questo. Io so che in Italia ci sono la maggior parte delle piccole, sono piccole e medie imprese. Quando parliamo di medie imprese, in realtà parliamo di imprese che hanno magari oltre i 4, 5, 6 operai, 10 sono già tanti, ma sono pochissime. Sono comunque imprese dove c'è il datore di lavoro, insomma, che fa tutto. E questo non va bene, non va bene più, nel senso, andava bene negli anni 90, dove comunque ci si staccava un dividendo e si comprava la macchina. Adesso, ragazzi, quello non ci si può fare, perché bisogna strutturarsi in maniera dove l'imprenditore fa l'imprenditore, il datore di lavoro fa il datore di lavoro, cioè si delega e si creano delle strutture fatte bene. Quando si vuole, si parla di esportazione. Bisogna comunque avere una visione in questo senso qua, nel senso che noi, ad esempio, siamo nati qua come Export to Singapore, ci occupiamo solo di esportazione, quindi solo della vendita dei vostri prodotti. Però noi non è che facciamo la produzione, cioè quando la gente mi fa delle domande tipo, ma perché comunque non lo fai, cioè non prendi tu? Ma ragazzi, non vi preoccupate, io innanzitutto lo faccio e tutto ciò. Però non si può fare, come dire, fare tutto. Non dovete pensare che ormai si possa fare il classico, ad esempio, parliamo di dropshipping, parliamo di e-commerce, eccetera. Ormai
Ragazzi, non si può più fare giocare online, dove si, comunque si fanno si vendono le cremine, si vendono le cose perché c'è il Black Friday e tutto. E capisco che c'è sempre qualcuno che vuole comunque vendervi il corso, vendervi comunque l'opportunità di fare soldi online, eccetera, deve comunque tenere alto il nome del dropshipping, del prevalere tutto. Però ragazzi, parliamoci chiaro, oramai quel tipo di, diciamo, di trucchetto, cosa borderline che si poteva fare, ormai ragazzi è finita. In Italia è anche lì l'avete devastata a livello pubblicitario, soprattutto con truffe, truffettine, situazioni veramente al limite. Quindi la cosa che posso dirvi sicuramente è che funziona è quello che dovete avere innanzitutto una mente imprenditoriale, fare, strutturarvi un business. Oggigiorno tra l'altro è molto più facile rispetto a prima. Ci sono più possibilità, come avete capito, e c'è più facilità nel farlo. Semplificazione. Quindi bisogna capire questo. Ci sono, per dire, noi lo facciamo, aiutiamo la parte di esportazione, facciamo e studiamo anche la parte dello shipping. Ma prima, ragazzi, c'era il deserto. Cioè, io fino all'anno scorso, ma chi è che comunque qui poteva offrire delle opportunità del genere? Adesso sto togliendo da parte Singapore e l'Asia. Ma chi comunque vi può dare un'occasione per dire volete esportare in Germania? Ma chi lo fa? Cioè, ci vuole uno che abbia un tanto di capezza per iniziare a fare le cose fatte in una certa maniera, per dire. Quindi gente che comunque prende, compra vini, va, si fa magari la macchinata con i minivan per andare fino in Germania e vendere il proprio ristorante sul ristorante. Ma ragazzi, ma non stanno, cioè, non stanno in piedi dei business così, lo capite anche voi. Bisogna ormai capire che è tutto veloce, bisogna digitalizzarsi, bisogna sfruttare e soprattutto capire delegare le competenze a chi comunque si occupa di servizi, insomma. Quindi noi lo facciamo, siamo gli unici tra l'altro fuori, non per tirarmela, perché ragazzi è la verità, che offriamo servizi di vendita, offriamo servizi di branding, di brand positioning su Singapore, sud-est asiatico, cross border con Hong Kong, quindi si può comunque arrivare anche volendo al mercato cinese. Chi non ha ancora capito che bisogna strutturarsi, avere un'azienda, insomma, i passi da seguire sono avere un prodotto. Adesso vi do una serie di informazioni, ragazzi, che se non le capite, campa cavolo, aspetta, spera, si direbbe. Avere un prodotto o trovare un prodotto, non è che per forza dovete produrre voi il prodotto, insomma, lo potete comunque trovare, non è che dovete per forza cervellarvi. Scusate. Trovate un prodotto, in Italia non mi dite che non è facile trovare un prodotto perché andate comunque da chi vi pare che vende qualunque cosa, comprate prodotti in stock oppure insomma, andate a dire al produttore, ma guardate, vi può interessare vendere perché comunque conosco questa società, eccetera, di italiani che sono comunque a Singapore e si occupano di questo. Ragazzi, dovete darvi una svegliata, quindi trovate i prodotti e cosa facciamo? Iniziamo a strutturare una collaborazione che comunque sicuramente è utile più a voi che a me, perché comunque io non è che ci guadagno più di tanto su quello che comunque voi vendete qua. E quindi da lì iniziate a capire che la marginazione, i soldi si possono fare. Perché si possono fare qua di più e non e meno in Italia? Questo è molto facile da capire, perché se voi vendete una ciabatta made in Italy qua a Singapore, questa ciabatta made in Italy la potete vendere 5-6 volte il prezzo di quello che comunque la vendereste in Italia. E su questo, ragazzi, non ci vuole un genio a capirlo. Non c'è. Allora, quando iniziate a fare un business e a espandervi all'estero è per guadagnarci di più. La maggior parte, parliamo di oltre il 95% dei business che sono comunque atterrati in Asia, anche di grossi brand, soprattutto di grossi brand piccoli, medi. Non abbiamo ancora dati statistici perché sono in pochi, perché i piccoli e medi sono in pochi, perché non hanno le competenze, non hanno la capacità, non sanno da chi rivolgersi per venire qui all'estero. Quindi invece chi comunque i grossi brand, eccetera, che sono qua, hanno più, come dire, spostano più l'attività qua, perché qui comunque hanno più immaginazione. La Zucchi vende dei coprimaterassi a 600 dollari. Io questi coprimaterassi li compravo a Torino, costavano 70 euro. Cioè siamo proprio, abbiamo due pesi, due misure completamente diverse. Quindi, per fare questo dovete strutturarvi, oppure se non avete un'impresa fate intermediario, fate il broker, fate il rivenditore, fate il commerciale, vi mettete in mezzo tra noi,
Export to Singapore, è il produttore italiano che magari ha una certa età, magari non ha competenze, magari. E questo, ragazzi, non è che lo dico anche lì per. È la verità, c'è, cioè, quello che comunque mi arriva tutti i giorni è gente che non sa che cos'è Zoom, gente che comunque non ha neanche WhatsApp, cioè siamo, e fa business, gente che comunque hanno dei business in Italia, magari fatturano anche delle cifre non da poco, e ragazzi non hanno WhatsApp, cioè delle cose da mettersi veramente, cioè sono persone, business, ahimè, made in Italy, che è destinato a morire se non si trasforma in un'attività redditizia, per trasformare un'attività redditizia, digitalizzazione in primis, e in secondo, oramai questo è per forza una cosa, come dire, è un dato di fatto, bisogna esportare, bisogna portare il proprio business oramai all'estero. Lo si fa, abbiamo detto, se c'è una vendita al dettaglio lo si fa attraverso questi portali, se non c'è la vendita al dettaglio, quindi business, c'è la vendita business to business, lo si fa anche lì attraverso noi, con una base di prodotti che comunque devono essere qua in loco. E si può avere comunque una presenza non da poco di prodotti italiani, prodotti non strani, dove, in paesi che comunque sono paesi che estremamente hanno bisogno di questi prodotti qua. Quindi questo è, ragazzi, non un'opportunità, è, come dire, una cosa che o la capite e la fate, altrimenti siete tagliati fuori. Ma non perché lo dico io, ripeto, perché comunque ormai il trend ha detto questo, cioè funziona ormai così. Non c'è se, non c'è ma, tutto il resto sono perdite di tempo. Quindi non perdete il tempo a stare a capire come mai, come non mai, come mai non lo vendo, come mai non si può vendere online. Perché c'è gente, ragazzi, che ancora prova a vendere delle cose online con Shopify, con il proprio e-commerce, e adesso, ma come mai, Francesco, non si vendono le cose online? Ragazzi, ormai la pubblicità su Facebook ha raggiunto delle cifre incredibili. Cioè, ha raggiunto ormai delle cifre allucinanti. Per fare pubblicità e vendere le quattro cazzate su Facebook bisogna spendere ormai delle cifre che non si riescono più a recuperare. Quindi capite che ormai farsi un'attività proprio, avere anche, parliamo di agenzie di servizi, anche di infobusiness e tutto, non lo vedete che man mano stanno tutti morendo? Perché, ragazzi, ormai non è più come prima. E non lo dico solo io, lo dicono anche altri. Quindi non è che io voglio cavalcare l'onda. Vi sto portando delle cose, delle idee, che poi non sono idee, sono dati di fatto in verità, che sono dei trend di mercato che si stanno verificando. Quindi io lo dicevo già prima del Covid, lo dicevo durante il Covid, lo sto dicendo dopo il Covid, e anche questa situazione nuova che si è creata, vaccino, vaccino sì, vaccino non funziona, non funziona, non lo so, non mi interessa. Ripeto, qua a Singapore, qua in Asia, non abbiamo tutte queste menate sul vaccino, non so neanche se c'è, se non c'è, non mi interessa, non ci interessa, perché ripeto, qua non abbiamo neanche più il Covid, quindi ovviamente in pratica interessa, perché al momento che mezzo mondo ce l'ha, aprono le porte, mezzo mondo arriva qua e abbiamo di nuovo tutto il Covid, però siete comunque, tra virgolette, ormai voi occidentali che dovreste più che altro curarvi per non passarlo in Asia. Adesso parliamo, detto così sembra un po', però è anche questa è una situazione che purtroppo si è creata. Quindi io non posso venire in Italia perché non posso più entrare a Singapore in pratica. Quindi, ragazzi, questa è purtroppo la situazione che si è creata. Io ormai da cosa posso dirvi, da cittadino nativo italiano, ormai residente qua. È una situazione che da una parte mi riempie d'orgoglio per le persone che comunque lo stanno capendo e stanno traendo vantaggio di questo, perché poi non c'è niente di male, ragazzi, di sfruttare un trend, di sfruttare una situazione. Quando voi comprate delle azioni in borsa della Pfizer, delle azioni della Moderna, insomma, Airbnb, di tutti i Bitcoin, quando comprate questi stock, questi anche indici azionari e tutto, che sfruttate, diciamo, il trend azionistico, sfruttate un po' la borsa per fare più soldi, e ragazzi, alla fine è la stessa cosa, cioè di cosa stiamo parlando? Cioè, quello che ci sto dicendo adesso è, come dire, una situazione che si sta creando, ma è delineata in verità, e opportunità che comunque sono nate da questa situazione qua. Quindi, ritornando al discorso di questi portali, di questi marketplace, hanno in verità bisogno di poi tutta una serie di venditori, quindi la piccola bottega, anziché lamentarsi e piangere ormai che il mondo si è digitalizzato,
si fanno, si mettono lì, capiscono, almeno guardano i video, visto che non è che mi sembra di parlare arabo, cioè si guardano dei video in cui comunque spiego, capiscono, cercano di capire quello che comunque il trend, quello in cui, cioè come funziona, diciamo, il mondo, come si fa a vendere un prodotto oggigiorno fisico, come faccio a vendere magari il prosciutto crudo. Anziché vendere magari al mio vicinato, quando poi tutti i quattro vecchi che ormai ci saranno nel vicinato non ci saranno più, arriveranno poi i giovani dove comunque non entreranno più nella bottega perché compreranno solo online. Ragazzi, poi lì cosa farete? Vi girerete i pollici? Bisogna capire che non si può più fare, diciamo, conto di quello che è, ma è un modo di vivere obsoleto, che piace o meno. Poi ricordate che c'è comunque la concorrenza anche inversa, nel senso che se voi continuate a vendere in Italia e non capite che bisogna comunque esportare, vendere nei mercati più redditizi e continuate a rinchiudervi con le vostre idee, vi arrivano persone ormai dall'est Europa, persone dai paesi orientali, arrivano in Italia e vi mangiano il business, perché ormai questa storia qui, che ci sono una miriade di aziende, di prodotti nostrani e tutto, che vengono, come dire, o vengono nella migliore ipotesi, vengono agglomerati, vengono comprati, succhiati da chi arriva lì con i soldi, oppure addirittura vi clonano il business. Cioè, questo è un dato di fatto. Guardate un po' le società di calcio, cioè, non solo, mi sembra, non c'è solo l'Inter e il Milan, che comunque sono ormai asiatici, sono cinesi, ma questo è comunque un trend ormai consolidato, quindi non, ragazzi, non mi sto ancora a dirlo, non è che il mondo ormai è destinato a scomparire tutto, è che la ricchezza, la produzione, soprattutto la produzione, la ricchezza e il consumismo si è spostato ormai in Oriente, quindi per continuare a vivere in una certa maniera bisogna comunque vendere qua, cioè questo è poco ma sicuro. Cioè, tu non vai a vendere in Africa dove comunque la gente non muore di fame e non può più comprare nulla. Cioè, quindi vendi nei posti dove comunque puoi. Poi un'altra cosa, ragazzi, il costo della vita, se non l'avete capito, sta aumentando anche non di poco. Quindi se non avete due lire, è un problema, nel senso, cominciate comunque a capire come trovare i prodotti e poi comunque come a portarceli per iniziare comunque a venderli. Perché qua poi? Perché il costo della vita, ragazzi, è caro. Scusate, se voi vendete in Italia, se avete notato, il costo della vita va in una certa maniera, ma voi non potete intanto aumentare il costo di, diciamo, di rendita di questi prodotti che voi vendete, prodotti e servizi, perché non è che voi potete vendere dei prodotti a 4-5 volte di più rispetto a quello che era prima in Italia, perché se no non ve li compra più nessuno. Quindi se voi, per dire, fate, che ne so, fate le pizze, no? Vendete la pizza margherita a 10 euro, non è che adesso, tac, se vi riapro una pizzeria potete vendere la pizza a 20 euro perché dovete rifarvi. Quindi, ragazzi, cioè, siete, insomma, siete nella cacca, perché poi il costo della vita sale, è salito, e la pizza vostra costerà sempre 10 euro. In più, con questa situazione qua che si è creata, governo all'asta, con situazione comunque disastrosa, in Italia tasse a non finire, cioè è una situazione veramente, a parte quello, parliamo comunque di politica, e guardate quello che comunque è successo in Grecia, io ero in Grecia quando comunque la gente non poteva prelevare più di 60 euro al giorno, era una situazione veramente. In Grecia le persone sono veramente pezzi di pane, ci sono le persone più amichevoli del mondo, però sono persone che comunque non gli interessa. Io capisco che magari in qualche paesino del sud Italia, della Sicilia, la gente non ne frega niente se poi non può prelevare più di 50 euro al giorno, però ragazzi, se parliamo di quello che poi sono città, cioè Milano per esempio, non è che puoi dire alla gente non mi puoi prelevare più di 60 euro al giorno perché comunque se il paese sta andando via più. Cioè, dovete darvi una svegliata fin quando si può, ci si può svegliare, ragazzi. Quindi, anche lì, non fossilizzatevi su il denaro contante e, diciamo, denaro sotto, diciamo, nella banca di dietro casa, perché anche lì, banche, io adesso, prima cosa che ho fatto, fine anno, chiuso subito, tolto tutto, avevo Banca Fineco, chiusa, eliminata. Ma ragazzi, ma stiamo scherzando?
Cioè, hanno passato un conto corrente in cui comunque era sempre stato un canone zero, cioè hanno deciso comunque di mettere, mi sembra, 4, 5 euro al mese, ma stiamo dando i numeri. Cioè, e poi hanno messo comunque un avviso, tipo hanno mandato comunque l'email il 29, il 30 con scadenza, se entro il 31 comunque non vengono, cioè se volete comunque non accettate le condizioni contrattuali entro. E dovete farlo entro il 31, se no vi adibiteremo cosa? Cioè, ma stiamo scherzando? La prima cosa che ho fatto, ho subito fatto mandare la raccomandata per togliermi subito anche con l'ultimo conto corrente che avevo in Italia. Ragazzi, dove vi stanno mangiando i soldi? Vi stanno fregando, cioè, e lo fanno con voi che siete coscienti che vi stanno fregando. Bisogna fare attenzione a questo, perché comunque non si parla più di piccoli truffettini, si parla di truffe grosse, dove comunque si parla già di banche grosse, parliamo di Fineco, Gruppo Unicredito, per non parlare comunque della San Paolo che è decisamente ormai in caduta libera. Ripeto, banche italiane assolutamente pericolose, cioè assolutamente pericolose su quello, ma piuttosto se vi... Guarda, una volta potevo capirlo che la gente magari così dormiva camminando, ma adesso ragazzi, cioè, avete la possibilità veramente di fare un po' quello che volete. Non so, cioè, a parte la vendita all'estero, ma se volete rimanere a vivere in Italia, anche se lo sconsiglio, ma datevi una svegliata, cioè, apritevi un conto corrente all'estero, dove ci sono paesi più, anche nella stessa comunque Europa, per carità, io non lo farei, però insomma, cioè, piuttosto fatelo, insomma, fatelo in Francia, fatelo in Germania, comunque. Sono molto più paesi molto più stabili e sono paesi che stanno uscendo, insomma, che purtroppo usciranno meglio economicamente rispetto a quello che comunque sarà la situazione in Italia. Quindi fate attenzione su quello, se avete dei risparmi insomma, nelle banche italiane in questo momento qua. La patrimoniale è un'altra cosa che se entra in vigore vi mangerà un bel po' di roba, ragazzi, anche lì lasciamo perdere. Comunque. Purtroppo, continuate voi a pensare che l'Italia sia il paese più bello del mondo. Non è così, non è così, ragazzi. Se pensate questo è perché non avete mai viaggiato. Paese dove si mangia meglio? Non è così. Se pensate questo è perché comunque siete rimasti. È ovvio che se tu fai mangiare a un gatto sempre lo stesso tipo di croccantino, al momento che tu magari dai il caviale, il gatto pensa che il caviale faccia schifo perché comunque non è palato. Cioè, adesso non voglio comunque divulgarmi su questo, però ragazzi, anche lì diamoci una svegliata, ok? Diamoci una svegliata. Purtroppo l'Italia è un bellissimo paese, rovinato a mio parere dalla stragrande maggioranza delle persone che sono in primis irrispettose, persone che non rispettano le regole, non rispettano le leggi poi. E poi ragazzi vi lamentate dei politici, ma i politici rispecchiano un po' quello che poi comunque è il popolo, cioè non parliamoci chiaro, cioè quello che poi è la situazione politica è quella che è stata poi, no, non l'abbiamo scelto noi, ma non importa, cioè ragazzi, a parte la situazione poi politica, il trend economico europeo è stato fallimentare, e io tutti i vari europeisti, eccetera, comunque saranno sicuramente lì che si mangeranno le unghie, ma... Se poi guardate in questo, non è che poi la Germania e la Francia stiano meglio, però sono migliori, sono comunque ormai hanno preso via, soprattutto la Germania rispetto all'Italia, ragazzi. Attenzione, perché poi comunque quando va giù la baracca vanno giù gli ultimi, cioè quelli che cadono, poi sono quelli che si sono aggrappati all'estremità della fune, insomma, non è che cade il primo. Quindi occhio. E poi c'è, secondo me, tantissima, tantissima gente. Come dire, malice, tanta cattiveria anche in Italia, cattiveria, gente non rispettosa, gente poi ha un sacco di accumulatori, no? Accumulatori cosa sono? Sono persone che nell'arco del tempo, nella vita hanno sempre risparmiato, persone che comunque hanno sempre insomma accumulato soldi, non hanno mai comunque speso e sono magari persone che appena c'è un piccolo cambiamento vanno un po' in tilt. Ci sono accumulatori che sono persone, diciamo,
che comunque non fanno danni, ci sono invece altri tipi di accomodatori che poi diventano taccagni e queste persone qua si troveranno comunque con magari un capitale che poi andrà man mano a essere intaccato, a essere un pochettino morsicchiato, come dire, dalle tasse, dalle varie situazioni che comunque si stanno creando in Italia. Quindi, ripeto, non è che se siete in questa situazione qua siete morti, cioè c'è sempre possibilità di uscirne fuori, ripeto, soprattutto investite i soldi fuori dall'Italia, fate un business online che riguarda la vendita di prodotti o di servizi e lo fate comunque all'estero, ragazzi. Ormai dovete affacciarvi ai mercati orientali. Lo dicevo già da un po', ve lo dico adesso, questa è la prima live del 2021 e poi vedremo fra un anno se poi non ci avevo ragione. Per tutti gli altri, 2021, apriamo con un evento, adesso non voglio dirvi molto, però comunque intorno a metà gennaio faremo. Allora, mi dà fastidio chiamarlo webinar perché comunque non sarà webinar, ormai questa parola qui è diventata un uso e costume di molti, però comunque sarà insomma un video dove spiegherò esattamente cosa fare, quello che comunque ormai ho avuto con l'esperienza di tutti voi che avete fatto parte delle Zoom con me, con Giulio, con Cristian, con Yuri, insomma con il gruppo, il mio team che mi supporta in Italia. Avete un po' visto come funziona, quindi andiamo a fare praticamente un video ricapitolativo di quello che comunque è e sono le opportunità, come farlo, quali sono i prodotti, come trovarli, eccetera, per poterli vendere, per poterci comunque guadagnare qua in Asia, quindi andiamo a fare questo video qua. Ci sarà comunque, se volete, anche una consulenza gratuita, c'è comunque sempre il numero verde italiano gratuito, ripeto, 870-8235, vi risponderà comunque insomma, uno del nostro team in Italia. Quindi per se volete sapere informazioni e tutto, se no aspettate qualche settimana e ci sarà appunto questo webinar, questo video dove comunque andrò a spiegarvi tutto, una serie di cose che appunto saranno poi i vari trend, i vari business, possibilità di fare business, chi comunque fa già business online, dropshipping, private label, oggigiorno sa benissimo le difficoltà che si sta avendo ultimamente nella vendita di questi prodotti qua, nel mercato soprattutto italiano, europeo, per carità, se siete solo nel mercato italiano siete messi veramente male, quindi non c'è comunque da scoraggiarsi perché, ripeto, se da una parte c'è bassa marea, dall'altra c'è alta marea, diciamo così. Quindi, ragazzi, su con la vita, 2021 sarà un anno ancora più all'inizio del 2020 perché comunque vuole farne parte e niente, per tutti gli altri in bocca al lupo, auguri di nuovo e insomma buon proseguimento, adesso chiudo la live, ci vediamo alla prossima, ciao!